è venerdì. Ecco, sto mandando tutto fuori. È venerdì. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine anche di questa settimana. Come dico sempre, stringiamo i denti e anche questa giornata ce la portiamo a casa in maniera sciolta. Molti mi hanno chiesto cos'è questa tazza, che vabbè, forse da lontano non si vede, ma è una tazza di un programma che andava su Repubblica tanti anni fa e che si chiamava Web Notte. Bel programma dedicato alla musica e che ci ha fatto trascorrere dei bellissimi momenti, sia per chi l'ha fatto, credo sia per chi l'abbia visto. Quindi niente, volevo approfittare di questa tazza per ricordare Web Notte, grande programma di Repubblica della metà degli anni 2000, ormai dobbiamo parlare così. Ben trovati, dicevo, a questa rubrica settimanale, a questa rubrica giornaliera, non settimanale magari, dedicata a cosa? Al risveglio sostanzialmente. Questi 10 minuti in cui prendiamo una notizia simpatica, curiosa o comunque inerente agli argomenti che trattiamo sul sito www.fabioambrosi.it e niente, ve la racconto mentre facciamo colazione. Voi fate colazione, io la sto per fare. Ad ogni modo, siamo qui per iniziare questa giornata e approfittiamo di questo poco tempo che abbiamo per stare insieme per raccontarci qualche storia, ok? Non per forza utile, ok? Serve solo per darci il buongiorno e trascorrere qualche minuto insieme mentre magari, non so, appunto, inzuppate il biscotto dentro al latte. Ecco, buono il latte e biscotti, tra l'altro, è una bellissima pratica che dovrei riprendere quanto prima. Detto questo, non perdiamoci in chiacchiere. Di cosa parliamo quest'oggi? Torniamo a parlare di social network, ma non di social network attuali e contemporanei, ma di social network del futuro. Oggi vediamo un attimino perché Facebook qualche tempo fa ha cambiato nome ed è diventato Meta. C'è un po' di confusione, eh? Facebook, Meta, l'abbiamo già citato qualche giorno fa, Meta a inizio settimana quando vi ho parlato delle varie app interconnesse. Meta è un po' la casa madre, ok? E Meta gestisce sostanzialmente tre applicazioni che sono Facebook, WhatsApp ed Instagram. Questa è la storia complessa, semplificata. L'idea di Mark Zuckerberg è quella di investire da qui ai prossimi anni su quello che non lui, perché il termine già preesisteva, ha chiamato, ed è stato chiamato metaverso. Quindi da metaverso la parola meta. Cos'è il metaverso? Immaginate di avere la possibilità, non so, faccio un esempio, indossando due occhiali, di entrare in un mondo completamente virtuale in cui voi potete muovervi e potete interagire direttamente con altre persone, anche loro completamente virtuali, e in qualche modo creare un po' un alter ego al mondo attuale in cui viviamo. E voi in questo modo potete avere quelli che vengono chiamati degli avatar. Ora, noi tutti sappiamo, perché abbiamo visto il film Avatar, cos'era un avatar nel film Avatar? Era un corpo altro, quindi non il nostro corpo, ma era un altro corpo che i protagonisti utilizzavano per muoversi nel mondo di Pandora. Ecco, il concetto di avatar è un po' più o meno quello, nel senso, un avatar è un nostro corpo virtuale, una nostra rappresentazione virtuale in grado di muoversi in un mondo, in un universo, chiamiamolo così, parallelo, diverso, in cui tutti quanti possono muoversi e interagire. L'ho spiegato malissimo, ma capite, è mattina presto e più di così non riesco. Sul sito fabioambrosi.it uscì un articolo che in qualche modo provava a spiegare un po' meglio di così cos'è il metaverso. Comunque, la verità è che noi presto ci ritroveremo, presto non so quanto, ma più o meno tra qualche tempo dovremo fare i conti con questo nuovo modo di vivere i social network. Mark Zuckerberg aveva intenzione di aprire addirittura uno store di avatar, o meglio di accessori per avatar. Io non so se poi alla fine Zuckerberg sia riuscito nel proprio intento oppure no. Del resto, ipotizzare quello che accadrà ai social network da qui ai prossimi 20 anni è veramente impossibile. Magari ci incontreremo tutti in mondi virtuali con degli occhiali speciali. Non è una cosa troppo strana. Se pensate che
Qualche tempo fa, qualche settimana fa, girava una pubblicità, mi sembra proprio di Meta, insieme a Luxottica, in cui annunciavano la nascita di occhiali particolari in grado di registrare in tempo reale quello che accade intorno a noi, chiaramente previa nostra autorizzazione con un comando vocale. E chi è riuscito a ipotizzare un po' meglio come potrà andare la tecnologia e come il mondo potrà essere guidato dalla tecnologia sono gli autori di Black Mirror. Ecco, questa fantastica serie che se non avete visto vi consiglio assolutamente di recuperare, che in una delle ultime puntate della serie appunto hanno ipotizzato e raccontato la storia di due ragazzi che iniziano a giocare ad un gioco totalmente immersivo, quindi utilizzando una tecnologia che li portava fisicamente in un mondo virtuale, un gioco di combattimento, e uno dei due ragazzi alla fine finì per, diciamo, scelse di avere come proprio avatar quello di una fanciulla, di una donna. I due si innamorarono, chiaramente, e da lì tutta una serie di storie che adesso non vi sto qui. Di storie, tutta una serie di circostanze che portò poi l'episodio a concludersi, ma non mi spingo oltre. Quindi ecco, diciamo che quello che potrà accadere da qui ai prossimi 20 anni è difficile da immaginare, ma nemmeno troppo. Se non avete visto Black Mirror, è una bella serie che vi consiglio di recuperare. Tra l'altro, non ho notizia di nuovi episodi, visto che oggi è venerdì, potremmo fare che io mi informo meglio nel weekend e poi settimana prossima. Diamo un po' uno sguardo anche a Black Mirror, se tante volte c'è l'idea di creare qualche nuovo episodio. Mi fermo perché vi ho già rubato moltissimo tempo, siamo già stati insieme abbastanza per oggi, è venerdì, quindi forza e coraggio, ultime ore di lavoro, poi domani riposo per i più fortunati. C'è il weekend, noi ci vediamo lunedì. Mi raccomando, registratevi se vi fa piacere, perché per voi un clic sul bottone registrami, registrati è veramente gratuito, per me invece è veramente molto importante. Se poi volete abbonarvi a questo canale YouTube, presto usciranno molti tutorial dedicati agli abbonati su Premiere, videomaking, grafica, eccetera, eccetera. L'abbonamento costa 3 euro al mese, quindi alla fine 3 caffè al mese che mi offrite, anche lì magari per voi è poco. Di questi tempi è anche un po' difficile ipotizzarlo in realtà, però magari per voi è poco e per me invece è veramente molto molto importante. Grazie ancora, mi fermo, saluto tutti tranne coloro che sono interessati ai corsi di videomaking. Voi fermatevi un secondo perché ho qualcosa da dirvi. Ringrazio intanto quanti mi stanno scrivendo per informazioni sui corsi a distanza. Premetto e preciso che i corsi a distanza non sono dei corsi dei video tutorial registrati. I corsi a distanza sono veri e propri corsi live, ok? Quindi ci vediamo su Skype o Zoom e parliamo di o After Effects o Premiere, a seconda del corso che avete deciso di partecipare, a cui avete deciso di partecipare. Il corso di Premiere dura 24 ore, quello di After Effects dura 30 minuti e sono diversi chiaramente dai video tutorial a cui siete abituati su YouTube, perché potete interagire, fare domande, partecipare, commentare, chiedere subito appena vi viene un dubbio e io cerco di rispondervi live, chiaramente. Posso anche vedere quello che voi fate, possiamo condividerci gli schermi, insomma, è un po' molto più interattivo per imparare ad utilizzare sia After Effects che Premiere. Sono due corsi separati, quindi se volete potete scegliere di partecipare solo a un corso o a entrambi i corsi. Se volete, sbrigatevi perché il tempo è poco, c'è ancora qualche posto, quindi iscrivetevi subito. Se volete informazioni, ovviamente scrivetemi ad info@fabioambrosi.it e vi do tutte le informazioni del caso. Basta, dai, buon weekend a tutti, ci vediamo lunedì mattina alle 8. Ciao!